Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Si inizia adesso, anche perché sarà sicuramente lungo, non so se un intero quinquennio, ma quasi. Però questo, diciamo, il punto sollevato da Merlo è interessante. Perché Giorgia Meloni era in prima fila? Perché si è intestata questa battaglia, il cui esito, diciamo, è francamente incerto, e anzi ai blocchi di partenza, correggimi se sbaglio, non so quanto sia possibile dire che si arriverà al presidente del Consiglio eletto dagli italiani, direttamente dagli italiani. Io credo che non siano incompatibili le due cose, cioè sono pagati abbastanza per essere multitasking i nostri parlamentari. Sono anche tanti, credo. Ovviamente, non è che... Sono anche tanti, voglio dire, c'era la Casellati, tra l'altro c'era in prima fila ieri, anche perché quello fa la Casellati, stare in prima fatta fila... Fatta un selfie con Meloni. Si è fatta anche un selfie, è stata anche molto carina nel discutere, interloquire con le opposizioni, quindi non è quello. Adesso, al di là di tutto, ci sono altre priorità, da un punto di vista del cittadino sicuramente è vero, ma la Meloni ha anche attivato la riforma fiscale, ha anche parlato di Ucraina, è andata a fare i grandi assemblement con le istituzioni francesi, americane, è andata dai cinesi, cioè sta facendo tutto il lavoro di networking internazionale per favorire la nostra industria, il commercio, tutto quello che volete. Cioè, si possono fare varie cose, poi le donne sono capaci di fare 100 cose insieme, quindi non vedo incompatibilità. Il problema grosso è capire se poi si riesce con le riforme costituzionali, che sono sempre una sorta di res non lius, cioè per dirla alla latina, quando si tratta poi di arrivare al concreto, bisogna capire se si porterà qualcosa, perché la Meloni è partita col concetto del presidenzialismo o semipresidenzialismo che si voglia, o premierato, poi è saltata fuori quest'altra cosa del premierato. Dall'altra parte le posizioni dicono assolutamente no a prescindere, ma al limite facciamo un cancellierato alla tedesca, con un rafforzamento dei poteri del premier, con tutto quello. Quello che non hanno capito le posizioni è che non viene toccata la figura del capo dello Stato in nessun caso, perché gli articoli dall'81 al 93 della Costituzione, quelli che sono attinenti ai poteri del Presidente della Repubblica, non si toccano e rimane il baluardo. Quindi Mattarella lì lo mummifichiamo come Lenin e rimane là. Lo vedremo, no, anche nel procedere. E poi in un secondo, qua ti chiudo, nel secondo momento c'è anche una giusta opposizione, secondo me, dal punto di vista del premier, che non si deve fare dettare l'agenda da nessuno, nemmeno dalle opposizioni, perdonatemi in questo senso. La premier dice chiaramente: noi ci apriamo a tutti, l'embra sono istituzionale, perché dal momento della nascita della Costituzione tutte le riforme costituzionali devono essere ecumeniche. Benissimo, ci si apre a tutti.